Con il ragazzo Luis ci siamo fatti una chiacchierata in settimana, gli ho spiegato che lui rientrava al 100% nel progetto tecnico dell'Aquila. Il ragazzo poi ha espresso questa volontà di voler andare via, quindi di comune accordo con la società, con la proprietà e con l'allenatore abbiamo deciso di non convocarlo e di farlo tornare a casa. Martedì arriverà un nuovo attaccante, sicuramente. Insieme a lui arriveranno altri giocatori, probabilmente ne arriveranno tre o quattro, di cui qualche giovane e qualche over, vediamo, però sicuramente martedì arriverà qualcuno. Oggi non è che si è fatta una bella partita, è stato un primo tempo sufficiente, abbiamo trovato anche il gol, però potevamo fare meglio, mi aspettavo di più. Nella seconda parte siamo stati da brividi, considerato che negli ultimi 10 minuti aspettavamo solo il triplice fischio dell'arbitro, quindi significa che la crescita di questa squadra è lenta ad arrivare, quindi oggi non è che sia che faccia salti di gioia. È chiaro che quando vinci va sempre bene, no? Perché non è che poi sta sempre a guardare i denti del cavallo, che si dice una cosa del genere, ma non so come. Cavaldonata. Questa partita era comunque difficile da vincere, o meglio, sarebbe stata una partita che se non la facevi in una certa maniera sicuramente qualcosa ti andava di traverso. Noi, insomma, alla fine, non facendo chissà cosa, comunque il vantaggio l'avevamo trovato, quindi la partita poi doveva essere messa in un'altra condizione, quindi ci poteva stare che tu non riprendevi subito la partita in mano all'inizio del secondo tempo, però dopo, ho capito, quando comincia a scappare un contropiede, due contropiedi, vuol dire che la squadra avversaria sta facendo fatica e lì deve riprendere il possesso di palla e magari non farli più venire. E magari cercare il secondo gol, perché tu sei una squadra che sulla carta dovresti avere qualcosa in più, e invece ci siamo arrabattati in una partita che sembravamo, con tutto il rispetto del Vasto Girardi, che però magari in questo caso ha altri obiettivi, e sembrava che giocassero due squadre che devono cercare punti per la bassa classifica, e questo io non lo credo del Vasto Girardi, perché credo che abbia dei valori molto più alti della classifica che ha, compreso l'allenatore. Forse il rammarico più grande della partita di oggi è stata la prima mezz'ora del primo tempo, i primi 35 minuti, dove l'Aquila ha avuto un impatto alla partita migliore del nostro. Noi, perlomeno sotto la mia gestione, ne abbiamo fatto un nostro punto di forza, avere un atteggiamento propositivo fin dai primi minuti. E invece oggi non siamo stati bravissimi in questo, e invece è stata molto brava l'Aquila ad avere un impatto importante con la gara. D'altronde era uno degli aspetti che temevamo, perché avevamo visto le ultime partite casalinghe e questo approccio le aveva sempre contraddistinti. Noi in quel frangente non siamo stati estremamente all'altezza e secondo me ci ha un po' condizionato in tutta la prima frazione di gara. Nel secondo tempo invece abbiamo avuto un atteggiamento assolutamente migliore, siamo stati più propositivi, più aggressivi nei confronti della partita, sia quando gestivamo la palla, perché nel primo tempo abbiamo sprecato un po' troppo, e sia quando andavamo a difendere, perché tenendo le distanze più corte fra i reparti siamo riusciti anche nei momenti in cui perdevamo la palla a essere più vicini per andare alla riconquista, e tutto questo ci ha portato a essere più presenti nella metà campo avversaria e a creare più situazioni pericolose.